che la
punto di partenza per il taglio, per la sfilata del taglio di meta, ecco, dal nostro modo di vedere è necessaria un'attenzione particolare da dedicare a questo luogo. Le forze dell'ordine hanno assicurato, le forze dell'ordine che ringrazio anche qui, hanno assicurato di voler monitorare la zona più attivamente, e porto anche l'attenzione di questo Consiglio la possibilità di valutare degli interventi, tra cui per esempio la possibilità di installare delle telecamere a presidio di tutta l'area, e spero che a riguardo gli interventi siano rapidi e che la condanna da questo Consiglio sia unanime considerato quello che è successo. E poi una seconda questione altrettanto veloce, quella relativa alla via Marie Curie, sono particolarmente lieto dell'intenzione di questa amministrazione di poter dedicare una via a questa nota scienziata, e sono particolarmente lieto perché in quel luogo ho speso 5 anni, non tanto lontani, della mia vita. Tra l'altro il liceo è un punto di eccellenza della nostra città, si tenga conto che il classico, io ho anche frequentato, si è piazzato al 4º posto in tutta la Lombardia, secondo la classifica dell'Euroscopio 2017 stilata dalla Fondazione Agnelli, e da anni il nostro liceo si colloca nella top 10 di tutti i licei della Lombardia, e quindi è auspicabile anche in questa direzione un'attenzione particolare come è stata dedicata anche dall'assessore Mariani recentemente al liceo, e pensare magari a valorizzarlo con l'approvazione che potrebbe portare anche allo sfruttamento dell'istituto della scuola lavoro, magari, o comunque cercare in qualche maniera di integrarlo ancora più attivamente in quello che è la nostra realtà sociale. Grazie. Grazie consigliere Boga, passo la parola all'assessore Bonaccina. Buonasera a tutti, ho sentito il consigliere Boga che ha detto che era l'intenzione dell'amministrazione, invece abbiamo già fatto una delibera, dove abbiamo già deliberato la via Marie Curie, adesso è tutto un iter burocratico che deve avere una copertura, è questione di tempo, quindi niente, non ho soltanto dare questo annuncio. Grazie. Grazie consigliere, se si permette qualcuno. La parola al consigliere Buselli. Signor Sindaco, signor Presidente, signori consiglieri, assessori, signori e signori tutti. Prendo spunto dalla clamorosa eliminazione della squadra nazionale di calcio dai prossimi campionati mondiali di Russia 18. Lo smacco non solo sportivo ma anche economico, organizzativo e di immagine. Molto si è detto, molto si dirà. Parto da questa recente vicenda per mettere l'attenzione di questo Consiglio sull'importanza delle attività sportive. Mi spiace che manca stasera l'assessore alla partita, in questo caso è anche letteralmente giusto dire. Quindi l'importanza delle attività sportive, dell'impegno comune nel sostenere sia per coltivare i talenti, di cui Meda è sempre stata generosa e ne avremo un esempio questo prossimo sabato al Paladela, sia e soprattutto per i valori educativi e sociali. Lo sport è anche uno straordinario luogo e momento di sana integrazione, dove le differenze economiche, sociali, di razza sono lasciate da parte per esaltare i veri talenti e le capacità di aggregazione di squadra nella tensione verso risultati sempre migliori. Parlando con le realtà del mondo sportivo medese, abbiamo raccolto segnalazioni di disagio e proposte di miglioramento. Esistono problemi nella definizione e gestione delle convenzioni e dei contratti tra le associazioni e il comune. Ci sono lamentele sullo stato di manutenzione delle strutture e degli impianti. Come in altri settori e più volte detto in questo Consiglio, la nostra città merita un risalto.
dal centro storico integrale ai quartieri periferici, dalla manutenzione degli edifici pubblici e delle strade alle condizioni delle strutture sportive, eccetera. Ci sono molte richieste delle associazioni per rivedere le modalità di gestione e utilizzo degli impianti, rinnovando le convinzioni in modo più moderno e secondo criteri trasparenti di efficienza ed efficacia, oltre che di equità di trattamenti, premiando le realtà più virtuose. Richieste di spazi idonei per attività, e associazioni pluripremiate che spesso sono costrette a utilizzare strutture non adatte. Peraltro, il settore sportivo medese è quello tra i più bassi livelli di copertura dei costi, a dimostrazione della ridotta efficienza di utilizzo. E concludo, diverse strutture sportive comunali versano in condizioni precarie, di sicurezza e di manutenzione sarebbe opportuna una rigorosa verifica con la stessa scrupolosità con la quale si vogliono verificare le condizioni igienico-sanitarie delle residenze che ospitano i profughi. A proposito, colgo l'occasione di chiedere al sindaco se i bagni sono effettivamente due o tre, come afferma il prefetto in una dichiarazione rilasciata al giornale. Bambini, giovani e anziani che frequentano le strutture sportive comunali meritano spazi decorosi, sicuri e accoglienti per poter esprimere al meglio le loro capacità, creando per tutti le condizioni migliori di crescita armonica e l'ambiente ottimale per lo sviluppo dei talenti. Grazie consigliere Buselli, do la parola al consigliere Dallabue. Grazie. Buonasera signor sindaco, signori consiglieri e cittadini presenti questa sera in quest'aula. Prima di tutto, scusate, ma ritengo doverosa una breve presentazione della mia persona, perché di formazione professionale nella scuola e in tutte le occasioni dei seminari delle assemblee ci si presentano. Allora, sono nato a Meda 60 anni fa, ho iniziato a lavorare a 15 anni presso l'azienda metalmeccanica Pizzardi di Meda in qualità di apprendista e poi di come operaio specializzato. Contemporaneamente ho frequentato i corsi serali dell'ITSMER in cui mi sono diplomato. Nel 91 mi licenzio e vengo assunto dalla Regione Lombardia in qualità di docente formatore nel CFP Sandro Pertini di Serenio. La mia attività di docente si rivolge ai ragazzi in uscita dalla scuola secondaria di primo grado e agli adulti che cercano di acquisire maggiori competenze, soprattutto per quanto riguarda l'area tecnica nella programmazione delle macchine a motore numerico con sistemi CAD/CAM. Nel 2009 vengo nominato responsabile del CFP San Robertini, che è una realtà formativa della Brianza che conta annualmente circa 600 studenti tra ragazzi che frequentano i corsi di istruzione e formazione professionale e naturalmente gli adulti, anche quelli che vogliono riqualificarsi. Svolgo questo incarico fino al 31 dicembre del 2016. Dal 1 gennaio 2017 entro anch'io nella compagine dei FIP. Vecchi in pensione, naturalmente. Giovani in pensione. Da 1 gennaio, dopo 42, 6 mesi e 22 giorni, vengo a precisare. Nell'81 sposo Nicoletta Romi, ex dipendente del comune di Meda e attualmente presidente dell'associazione L'Abbraccio, sempre di Meda, e membro del consiglio di amministrazione della Fondazione Giuseppe De Sacra. Come tutti coltivo diverse passioni, il teatro, ho fatto parte del gruppo Teatro Meda e attualmente la mia passione principale è quella della sommelleria. Sommelleria in quanto sono convinto che il vino è innanzitutto cultura. È anche una voce molto importante per l'economia dell'Italia e per l'economia nazionale. Bene, dopo questa breve presentazione desidero ringraziare innanzitutto Maria Antonietta D'Amico per il lavoro svolto in questi mesi come rappresentante in Consiglio Comunale della lista civica Gianni Caini Sindaco. Vorrei precisare che Maria Antonietta D'Amico ha dovuto presentare le dimissioni da consigliera comunale in quanto è stata
della giustizia in conformità della deliberazione del Consiglio Superiore della Magistratura su proposta del Consiglio Giudiziario Componente del territorio nella composizione prevista dall'articolo 4,1 della legge 374 del 21 novembre 91. Questa legge dice anche, tra le varie cose, che non possono esercitare le funzioni di giudice onorario di tribunale i membri del Parlamento nazionale ed europeo, i membri del governo, i titolari di cariche elettive e i membri delle giunte degli enti territoriali, i componenti degli organi deputati al controllo sugli atti degli stessi enti e i titolari della carica di difensore civico. Di conseguenza, Maria Antonietta D'Amico, con grande rammarico, ho dovuto lasciare questo incarico. Io, Paolo Pagliabue, essendo il secondo come preferenze della lista civica Gianni Caini sindaco, ho accettato di sostituirla e di rappresentare in quest'Aula tutti i medesi che con il loro voto hanno dato fiducia alla nostra lista. Ulteriore precisazione. Gli esponenti della lista civica Gianni Caini sindaco sono espressione della società civile, in gran parte impegnati nel mondo del volontariato e dell'associazionismo medesimo. Hanno deciso di mettere la loro faccia, di mettersi in gioco. Hanno sostenuto la candidatura di Gianni Caini in quanto hanno riconosciuto l'ottimo lavoro svolto dalla precedente amministrazione e il nostro principale obiettivo era quello di dare continuità all'azione di governo intrapresa nei 4 anni che hanno avuto a disposizione. Siamo radicati nel territorio, tanto è vero che gli elettori ci hanno premiato consentendoci, nonostante ci presentassimo per la prima volta, di diventare la terza forza politica di Meta, dopo la Lega, il PD, ed avere quindi un proprio rappresentante in questa assemblea. La lista civica Gianni Caini sindaco cercherà per quanto possibile di lavorare affinché nei prossimi 5 anni possa aumentare la partecipazione consapevole dei cittadini in merito alle scelte amministrative della nostra città. Saremo promotori di iniziative tese alla crescita culturale della nostra comunità e al miglioramento della comunicazione tra cittadini e istituzioni. Per quanto mi riguarda, ritengo un onore e un privilegio essere presente in quest'Aula a rappresentare i cittadini medesi e nello stesso tempo mi carica di responsabilità in quanto credo che il Consiglio Comunale sia la sede di massima espressione della democrazia e del dibattito nella nostra città. Scusate, un po' di emozione. Riprendo dal discorso di insediamento del 6 luglio del 2017 di Maria Antonietta le linee di indirizzo per la nostra lista civica e che hanno caratterizzato il suo lavoro in questi mesi per confermare, se ce ne fosse bisogno, la continuità d'azione di questa nostra lista civica. La democrazia si concretizza certamente nel confronto, ma anche nella collaborazione trasparente tra maggioranza e minoranza, e la sede di questo incontro-confronto deve essere quest'Aula, composta da tutti i soggetti eletti con pari diritti e pari doveri. È interesse di tutti, maggioranza e minoranza, perseguire gli interessi dei medesi, tutti i medesi. La maggioranza ricerca questo fine con l'azione di governo, mentre la minoranza lo ricerca verificando, controllando ed esaminando quanto fatto dalla maggioranza e proponendo anche soluzioni alternative. Il nostro intento quindi sarà quello di fare un'opposizione seria e responsabile. Svolgeremo questo compito nel segno della legalità e della trasparenza, senza assumere comportamenti di preconcetto ma di assoluta democrazia. Pertanto non saremo contrari a priori alle proposte che verranno dalla maggioranza, appoggeremo le proposte che condivideremo, ma ci opporremo con forza alle iniziative che non riterremo corruttive e costruttive per Meta e per i medesi. Se ci sarà consentito cercheremo comunque di collaborare, di essere propositivi con valide motivazioni alternative. In conclusione, rivolgo alla maggioranza l'auspicio di poter costruire, seppure nella diversità dei ruoli e delle vedute, un dialogo democratico improntato sul rispetto e sulla collaborazione reciproca.
Grazie e buon lavoro a tutti. Grazie consigliere Tagliabue, abbiamo concesso del tempo extra perché era la presentazione. Benvenuto tra noi. Se qualcun altro vuole prenotarsi. Consigliere Tagliabue, per favore. Grazie. La parola al consigliere Cosetto. Grazie. Il gruppo del Partito Democratico ringrazia la consigliera D'Amico per il lavoro svolto in Consiglio e per tutto quanto condiviso con noi nel preparare il programma elettorale. Il lavoro che abbiamo svolto anche con il consigliere D'Amico, cui diamo il benvenuto. Ringrazio la Presidente del Consiglio per aver concesso qualche minuto in più del gruppo e il suo intervento di insegnamento perché ci sembrava doveroso. In visita scorsa abbiamo potuto apprezzare la serietà e la preparazione della consigliera D'Amico e oggi le auguriamo soddisfazione nel nuovo percorso lavorativo che ha avviato e che tra voi ha ben illustrato e che è poi la ragione delle sue dimissioni, anche se, questo non lo dire, i soliti sono intorno di me, hanno ritenuto di leggere di chissà quale altra motivazione. Peccato. Vorrei ora sottolineare due piccoli passaggi, a nostro giudizio in qualche modo significativo, che vanno oltre i confini di meta. Il 15 novembre è scomparso il rabbino capo emerito di Milano, il rabbino Giuseppe Laras. Personalmente ho avuto occasione di conoscerlo e abbiamo apprezzato la sua testimonianza, in particolare il legame profondo con il cardinale Martini che è continuato anche quando il cardinale ha lasciato Milano. Il rabbino capo è stato uno dei promotori del dialogo di pace tra le religioni, tra credenti e non credenti. Un dialogo che, come ebbe modo di dire lo stesso rabbino Laras, ha ravvivato le mentalità culturali e spirituali dentro della città. Io spero che il suo insegnamento non sia dimenticato né a Milano né a Milano. Il secondo punto è che il 20 novembre si è celebrata la giornata mondiale dell'infanzia e dell'adolescenza. Proprio quel giorno io ho il memoriale della Shoah di Milano per un convegno sui bambini nella Shoah. Oggi più che mai è necessario tutelare l'infanzia e l'adolescenza. E allora in conclusione rivolgo un invito a chi amministra, ma anche a tutti noi, per mettere sempre tra le priorità la tutela dell'infanzia e dell'adolescenza e il tema dell'educazione. È il vero grande investimento per il futuro. Grazie. Grazie consigliere Cosetto, la parola al sindaco. Bene, buonasera a tutti. Permettetemi per prima cosa di dare il bentornato al dottor Solano, che è gradito ritorno in quest'aula. Un saluto e benvenuto a Paolo Giove. Ritrovarci da avversari, oltre che sui campi di calcio, che allora si faceva per gioco, anche adesso in Consiglio Comunale, è un piacere. Voglio tranquillizzare invece il consigliere Buffnelli sui centri sportivi, perché necessitano sicuramente di qualche mutazione, ma non sono assolutamente non a norma, altrimenti non si potrebbe fare la pratica sportiva. Questa è la cosa. Per quanto riguarda la celerità delle ordinanze, spiego al dottor consigliere Busnelli che la stessa celerità che si è avuta con l'alleanza la si è avuta anche quest'estate quando una palazzina stava crollando, c'era il blocco di crollo, quindi molte famiglie medesi anche sono dovute uscire per pericolo appunto di caduta della direzione. Quindi la celerità non c'è perché là ci sono e si vuole far passare il concetto di razzismo, xenofobia eccetera. Semplicemente a noi piace che le cose vengano fatte in maniera corretta. E per quanto riguarda il prefetto, giro lei la domanda e le chiedo, non potrebbe aver visto mai il prefetto? Ecco, io le lascio su questo punto sospeso. Deve rispondere il sindaco se i bagni sono due o bagni tre, sono semplici. Io le rispondo con la stessa maniera sibillina e maleducata con cui ha parlato il prefetto, perché il prefetto ha messo in dubbio l'operato di dipendenti comunali che sono andati in loco a fare sopralluoghi. Io allo stesso modo le dico, secondo lei non può aver visto mai il prefetto, e chiudo qua. Grazie sindaco, ci sono altre prenotazioni?
Do la parola all'assessore Mascheroni per una comunicazione. Buonasera, semplicemente un'informativa riguardante una variazione di cassa che è stata adeguata in base a variazioni e all'andamento di pagamenti con una riduzione complessiva di 481.900 euro. Grazie. Grazie, assessore Mascheroni. Ci sono altre prenotazioni? Benissimo, non vedo altre prenotazioni. Passiamo al punto 3. Ratifica di dichiarazione della giunta comunale numero 247 del 16/10/17 avente ad oggetto bilancio di previsione finanziaria 2017-2019, variazione di competenza e di urgenza con parziale applicazione avanzo di amministrazione, provvedimento numero 4, ed aggiornamento del documento unico programmatico 2017-2019. Do la parola ancora all'assessore Mascheroni per illustrare il punto con il supporto della dirigente Corbetta, dottoressa Corbetta, prego. Grazie. Allora abbiamo in discussione una variazione di bilancio per dare copertura a maggiori spese sia su parte corrente che su parte capitale. Per ciò che concerne gli investimenti, a fronte di una verifica sulle entrate disponibili, le somme accertate al 30 di settembre, accertabili entro fine anno, in considerazione delle somme già impegnate e tenuto conto dei vincoli di finanza pubblica sul pareggio di bilancio, è stato possibile applicare un avanzo per 700.000 euro. Oltre a questo avanzo, devono essere considerati anche gli stanziamenti definitivi in entrata, per cui vanno a riassumere i movimenti che ci sono stati in questo senso. Allora, innanzitutto, per quanto riguarda gli oneri ordinari, abbiamo avuto un aumento di 250.000 euro, per cui definitivi in entrata 500.000 euro come oneri ordinari. Un 142.000 euro in più come trasformazione di debiti di superficie per il stanziamento definitivo in entrata di 362.000 euro. Poi ci sono delle opere che sono state, diciamo, per il momento accantonate, quindi si è avuto, diciamo, di 300.000 euro e 120.000 euro che sono rispettivamente, erano rispettivamente, diciamo, imputati alla sistemazione della palestra di via Cialdini e alla sistemazione dei bagni del centro sportivo di Chimesa, che di fatto sono stati accantonati perché comunque stiamo valutando un servizio di gestione dei piatti sportivi, per cui comunque poi ricalibrati prossimamente. Stesso discorso per 260.000 euro di messa in sicurezza della scuola di Frank, che è un progetto, diciamo, di Regione Lombardia, perché 208.000 euro vengono da un contributo di Regione Lombardia, è un progetto che è in graduatoria, per cui di fatto quest'anno non verrà realizzato, ma è già stato approvato ed è in attesa, viene arrivato l'anno prossimo, in attesa di capire appunto quale sarà il comportamento di Regione Lombardia su questo punto. Poi sono stati determinati altri 25.000 euro relativi alla casetta dell'acqua e 6.000 euro per acquisto di quadri per la biblioteca. Abbiamo inoltre informativa di una donazione di 1.000 euro che è stata utilizzata per acquistare dei beni per la protezione civile, in particolare il videoproiettore che verrà poi utilizzato per la formazione, nel corso di formazione che verrà appunto tenuti dalla protezione civile. Riguardo invece la parte corrente, scusate, mi sono dimenticata, è importante dire quali sono le opere che l'amministrazione ha deciso di finanziare appunto con i 700.000 euro di avanzo e con i stanziamenti definitivi in entrata. Allora, il rifacimento del tetto del Palamela per un totale di 140.000 euro, il rifacimento del tetto della caserma dei carabinieri per 150.000, esecutore straordinario per 200.000 euro, asfaltatore per 240.000, il riscatto di pali per l'iperluminazione per 200.000, il parco di diamanzoni per 100.000, acquisto di software e hardware per la società agricola CELD per 60.000 euro e manutenzione straordinaria del cimitero per 10.000 euro che consiste sostanzialmente nella manutenzione del pianto elettrico. Tornando invece
sostanzialmente tra voci di utenze, voci collegate a scuola, servizi sociali e al personale, delle spese connesse all'attivazione del servizio per il rilascio della carta d'identità elettronica. Tutte queste spese vengono sostanzialmente finanziate o con stormi di voci di spesa che già presentano la necessaria copertura, piuttosto che con altre maggiori entrate che ammontano un totale di 139.000 euro, derivati in maggior parte da proventi dal CONAI per 181.000 euro e in piccola parte tramite l'applicazione di un avanzo vincolato che era stato accantonato per l'indennità di prima moto dell'ex sindaco. Ricordiamo anche che a fronte delle maggiori entrate è stato adeguato il fondo crediti di esigibilità ammontato quindi di 20.000 euro e adeguato anche il fondo di riserva per 20.000 euro per cui al momento ammonta a 5.000 euro 400. Grazie, è terminato. Grazie Assessore Mascheroni. Se potete voler aggiungere qualcosa, così. Quindi apro il dibattito e apro le votazioni. Do la parola al Consigliere Fusani. Con la variazione di bilancio proposto si cancellano, come ha detto l'assessore adesso, alcune spese, se ne inseriscono altre, con un saldo finale di maggiore spese nel 2017, compreso tutto, come si evince dalla prima pagina del riassunto in capo uscite, di maggiore spese di 493.000 euro circa. Le voci più rilevanti, l'assessore ha fatto un elenco molto dettagliato, io metto in evidenza i punti fondamentali per spiegare poi il concetto che voglio mettere in evidenza. Le voci più rilevanti delle entrate sono in meno 1.600.000 euro di oneri di urbanizzazione e concessione edilizia attesi per il nuovo centro commerciale nell'area Latino e non entrati e 208.000 euro previsti per la scuola della Franca. Le entrate in più invece, il maggior prelievo e utilizzo dell'avanzo di amministrazione per 711.000 euro accumulato negli anni scorsi. A questo si aggiungono altre spese come le fatte prima, in particolare la vendita di un capannone, cioè la cessione del diritto di superficie di un capannone nell'area artigianale e l'ambiente del CONAI. Le voci di spesa variano in più o in meno con un saldo negativo di 776.000 euro. Non si realizzeranno certi lavori, palestra di Ciandino, il centro sportivo, il Gnesa, la seconda casetta dell'acqua, e ne sono previsti altri, potatura di alberi, parco di Amazzoni, tetto Palamena. Visto che siamo ormai da fine novembre, ci sono ragionevoli motivi di pensare che i lavori previsti saranno realizzati tutti in gran parte nel 2018. Aumentando così ulteriormente l'avanzo di gestione di amministrazione, ma lo verificheremo a consuntivo. Con la variazione proposta si vuole nelle intenzioni aumentare la spesa ricorrendo al tesoretto accantonato come avanzo di amministrazione. Infatti il prelievo dell'avanzo di amministrazione previsto passa dai 300.000 a 1 milione circa con l'incremento detto dei 700.000 euro. Per quanto riguarda la variazione di cassa si prevede una minore spesa con un ulteriore aumento di circa 150.000 euro, quindi avremo probabilmente a fine anno un ulteriore aumento di fondo cassa vicino oltre i 5 milioni. In conclusione, la variazione proposta consolida la tendenza in atto da diversi anni di mantenere alto il livello di entrate
principalmente con tasse e imposte, e l'incapacità di programmare e attuare gli investimenti che sarebbero e che servirebbero a riqualificare e a rigenerare la nostra città. L'analisi delle voci di spesa, ho segnalato nella commissione, l'ho detto qui perché è un punto su cui tornerò anche nelle prossime discussioni del bilancio, non consente ancora di verificare l'impatto sul bilancio del progetto ESCO affidato a Carbotermo per il programma di investimenti finalizzato al miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici comunali, delle scuole Frank Diaz, del Baldi, della Sud, San Giorgio, il centro sportivo del Paramela. Chiedo agli assessori competenti di verificare lo stato di avanzamento e di relazionarci in un incontro specifico o in un'occasione di bilancio consultivo. Sarà importante verificare, anche in questa fase iniziale, i risparmi ottenuti a fronte del canone versato a Carbotermo, insieme con lo stato di avanzamento dei programmi di miglioramento dell'efficienza energetica previsti, perché sono gli investimenti che Carbotermo dovrà realizzare, o ha già iniziato a realizzare, nuovi infissi, isolamento degli edifici, impianti di illuminazione e riscaldamento ad alto rendimento. Quindi questa è una voce importante, perché poi dovremo vedere come risultato finale anche in equilibrio di entrate e uscite, oppure oppure una maggiore minore uscite e quindi con una maggiore utilità per la comunità di Lena. Grazie consigliere Busnelli, do la parola al consigliere Taglio Pocchiara. Grazie. Prima di iniziare l'intervento volevo chiedere all'assessore se può ripetere gentilmente le informazioni che ha dato prima sulla variazione di cassa, perché non ho colto molto bene la cifra e a cosa si riferisce. Facevo riferimento a una delibera numero 271 del 6 novembre della giunta comunale con cui appunto è stata approvata questa variazione di cassa e in particolare ridotta complessivamente di 481.000 euro circa. I movimenti di variazione al bilancio presentati questa sera e in sede di commissione evidenziano ancora una volta come la sistemazione finanziaria operata sulle casse comunali della giunta Carini si trasformi oggi nell'opportunità di trasformare soldi in progettualità. Per quanto riguarda le spese dei documenti si evince che nella stragrande maggioranza si tratta di inevitabili riduzioni degli investimenti in ragione della riduzione delle entrate per oneri di urbanizzazione. E forse rispetto a questo varrebbe la pena anche capire come si sta muovendo l'amministrazione rispetto a dati 1, perché finora tutto tace. Sarebbe altrettanto utile, al fine di capire meglio le intenzioni di questa amministrazione sulla gestione economica e sugli investimenti, anche sulla base di queste variazioni, che fossero brevemente indicati i principali investimenti, le ragioni, quali saranno conclusi nel 2017, di quali si inizieranno i lavori, di quali sono il bando, magari quando la presunta conclusione, insomma una sorta di scala delle priorità. In attesa di conoscere in quale visione organica e di indirizzo si inseriscano queste variazioni attraverso l'illustrazione poi delle linee programmatiche, perché ogni scelta in campo economico e finanziario è sempre anche una scelta politica, prendiamo atto delle modifiche presentate ed esprimeremo un voto di astensione. Grazie. Grazie consigliere Pedro Bue, se non ha qualcun altro.
Prego, consigliere Borre. Grazie. Allora, la mia sarà un'analisi tanto formale quanto sostanziale. Allora, dal punto di vista dell'analisi formale, si possono notare come emerge dalla proposta di delibera queste maggiori entrate e maggiori spese rispetto a quelle che furono le previsioni iniziali. Di un bel po', oserei dire. Ora, a fronte anche di queste maggiori entrate, maggiori uscite, c'è anche da analizzare, ed è anche un dato scontato, il fatto che siano anche stati rispettati gli equilibri di bilancio imposti per legge. La terza valutazione, che si concentra sulla formalità di questa proposta di deliberazione, è stata la ricognizione allo stato attuale delle risorse finanziarie, degli investimenti da realizzare secondo una scala di priorità, come è giusto fare, e con l'applicazione anche dell'avanzo di amministrazione, come è altrettanto giusto fare. E ovviamente qui si vanno a scontrare di per sé due visioni su quella che è la finanza pubblica. La prima visione è quella di chi ritiene che il compito dell'ente sia indebitarsi per realizzare opere e investimenti che sicuramente hanno un beneficio, cioè quello di creare un maggior benessere per la realtà e la qualità della vita, e magari anche creare un'opportunità di lavoro che poi interverrà successivamente. E qui apro una parentesi molto importante che MEDA deve recuperare, e questo è un insegnamento che mi è stato dato, che io all'epoca nato non ero, un gap con numerose realtà che si è venuto a creare negli anni 80, realtà cittadine confinanti, limitrofe. Cioè realtà che hanno un centro storico e commerciale, centro commerciale nel senso di centro, non come edificio, okay, che MEDA non ha e stenta ad avere. E lo dimostra anche il fatto che a MEDA si è avuto negli anni passati una diminuzione del costo degli immobili, a differenza di quanto è avvenuto in altre realtà limitrofe. La seconda visione, relativamente alla finanza pubblica, è quella di chi ritiene di dover spendere il minimo possibile, di investire poco o nulla e di utilizzare le risorse per formare dei tesoretti da non spendere, ovviamente in situazioni in cui non bisogna rimediare a situazioni preesistenti di disastro. Allora noi pensiamo che ci si debba muovere nell'ambito della normativa vigente a metà strada tra queste due visioni, cioè quello di avere un bilancio in ordine, ma dall'altro lato anche avere un uso sapiente, oculato delle risorse per fare degli investimenti che portino anche benefici. E perché no, come l'ennesima volta che dico, attraverso anche l'utilizzo e lo sfruttamento di risorse che provengono da banchi e fondi pubblici, come possono essere quelle dell'Unione Europea o della Regione. Da un punto di vista sostanziale, mi preme far notare una cosa, che dopo anni sono state messe a disposizione delle risorse, dei denari, per interventi di manutenzione che ancora non erano stati fatti. Sul Palameda, dove era imbarazzante la situazione, perché se pioveva dovevano mettere i secchi sotto l'acqua, e in una realtà del nord Italia con circa 23-24 mila abitanti è una cosa a mio dire scandalosa, e poi mettere a punto anche una sistemazione della caserma dei carabinieri, perché avere ancora oggi un tetto in Ethernet va di prezzo, e tra l'altro c'è anche la possibilità, se non erro, di avere una copertura idonea a ospitare dei pannelli fotovoltaici, cosa che non è male. Ora, sempre dal punto di vista sostanziale, mi preme anche far notare il fatto che, come sono contenute nelle linee programmatiche che si vanno a votare, ci siano degli investimenti importanti e non sia invece, come viene raccontato da qualcuno, che gli investimenti non ci sono. Poi certamente siamo a novembre e la fine del
nell'ambito l'angolo, però mi preme anche dire che l'insediamento di questa amministrazione è intervenuto a luglio, ad agosto si è avuto una pausa per le vacanze e c'era un bilancio già impegnato per circa tre quarti, quindi l'intervento, sì, l'intervento di questa amministrazione era di per sé limitato. Guarda, io sono di concludere in sede di terzo minuto, grazie. Grazie consigliere Boga, qualcun altro si prenota? Non vedo prenotazioni, apro la dichiarazione di voto, prenotazioni, arrivo alla parola al consigliere Boga. Ecco, allora, concludo il discorso fatto prima, quindi si tratta di interventi che non sono mai stati fatti da anni, che non si pongono nella direzione di consolidare una tendenza degli scorsi quattro anni, per quanto la tendenza degli scorsi quattro anni sia stata motivata da altre ragioni, ecco perché si è arrivati ad avere un avanzo. Ecco, non è così la realtà, è completamente diversa. La realtà è che si è avuto un, dopo tanto tempo, la possibilità di intervenire e fare qualcosa di buono. Certamente c'è da fare, come dicono sempre tutti, tanto alto, tanto meglio, sono l'idea che piuttosto che niente, meglio piuttosto, soprattutto se fatto bene, non se ci sono risorse spese a casaccio, come non è in questo caso. Quindi il mio auspicio, nel concludere dicendo che la votazione da parte del nostro gruppo consigliare sarà positivo, è un invito rivolto al sindaco, agli assessori, a tutti i consiglieri, di non perdere l'occasione storica, l'opportunità che si ha adesso di poter intervenire profondamente per risolvere certe criticità, perché a volte i tempi passano solo una volta. Quindi il nostro voto sarà favorevole nella speranza che tanti capitoli di spesa che qui vedo questo prospetto, dalle asfaltature, alla creazione dei buoni voucher per le famiglie, all'eliminazione delle barriere architettoniche, alla manutenzione delle strade e delle vie, siano un punto di riferimento per questa amministrazione, cercando appunto di avere una gestione oculata sempre delle risorse, ma di non aver paura di spendere come si può per creare maggior benessere per questa città che tanto ne ha bisogno. Grazie. Grazie consigliere Boga. Ci prenota qualcun altro? Do la parola al consigliere Busnelli. Direi che è facile ricordare al consigliere Boga che la situazione di Neda è causata da grossi errori commessi dai partiti della maggioranza attuale, che hanno lasciato un debito di 6 milioni rotti alla città e per il quale io chiedo ancora una relazione politica dei risultati della media servizi, che ha lasciato 6,3 milioni di euro dopo il concordato. Quindi questo è stato il fatto principale che ha bloccato gli investimenti, ha bloccato la città di Neda per 10 anni. Quindi è facile per lei, per te, andare a vedere le cause, essendo nel partito e con i partiti che hanno causato questo problema. Quindi occorre fare un'analisi, verificare queste cause e da lì capire perché il bilancio di Neda è stato paralizzato per anni. Ritornando invece all'argomento in questione, cioè della variazione di bilancio, il mio voto è contrario per le ragioni che ho esposto in precedenza. La variazione di bilancio proposta conferma la struttura di un bilancio impostato con tassazione e imposizione ai massimi livelli e con una spesa per investimenti insoddisfacente. Questo è i numeri, lo dicono le revisioni dei conti, sono stati realizzati il 50% delle opere messe a budget, messe a bilancio. Poi io non entro qui nel merito perché meriterebbe una discussione a parte
la responsabilità, se questo è un anno di transizione e quindi ognuno ha la sua quota di così dire, meriti e demeriti. Però i numeri sono questi, siccome oggi discutiamo di bilancio, il bilancio sono numeri e dobbiamo stare a leggere i numeri, non a inventarli. Quindi i numeri dicono che gli investimenti sono molto bassi. Il risultato è un bilancio che aumenta di anno in anno l'avanzo di amministrazione, oltre 7 milioni di euro. Se teniamo conto che il nostro bilancio comunale di spese reali è di 15 milioni circa, 15-16 milioni, se togliamo i residui attivi passivi e i giri di conto, vuol dire che c'è un avanzo di amministrazione che è più o meno il 50% del bilancio comunale e con la ripetuta chiusura annuale con un avanzo di gestione rilevante intorno a 1 milione di euro. Mentre l'obiettivo, ce lo ricordiamo tutti, perché anch'io sono consigliere e quindi ho per la mia quota di minoranza la responsabilità che è principalmente di controllo, di stimolo e di critica costruttiva. Quindi chiudere con 1 milione di avanzo ogni anno per diversi anni ha riprodotto questa situazione. Mentre la spesa per investimenti è rimasta più o meno molto bassa. Questo è un anno di transizione, seguiremo con attenzione l'impostazione del prossimo bilancio, aspettando a breve la discussione appunto della previsione 2018. So che alcuni comuni già sono in fase di discussione di preventivo, io mi auguro che anche il comune di Deda prossimamente discuta del preventivo 2018. Grazie consigliere Busnelli, passo la parola al consigliere Delle Buffiana. Sì, noi ribadiamo la nostra astensione come detto precedentemente, una replica sulla coda di quanto ha detto Busnelli e il consigliere Boga. Si può fare qualcosa di buono adesso perché i conti sono stati lasciati a posto, al contrario di quello che abbiamo trovato noi con la giunta precedente 5 anni fa, quando eravamo a rischio di sforamento del patto di stabilità, rischio che voi oggi non correte. Grazie. Grazie consigliere Delle Buffiana, c'è qualche altra prenotazione? Non vedo prenotazioni, quindi passo alla votazione della delibera. Chi si ritiene favorevole alla delibera alzi la mano. Chi si ritiene contrario alla delibera alzi la mano. Chi si astiene dalla votazione alzi la mano. Con 11 favorevoli e contrari e 4 astenuti la delibera viene approvata. Mentre votazione di immediata eseguibilità. Chi si ritiene favorevole all'immediata eseguibilità alzi la mano. Chi si ritiene contrario all'immediata eseguibilità alzi la mano. Chi si astiene dall'immediata eseguibilità alzi la mano. Con 11 favorevoli e 5 astenuti dall'immediata eseguibilità all'immediata eseguibilità. Passiamo al punto 4 del Consiglio Comunale, bilancio di previsione finanziaria 2017-2019, presenza di competenza, provvedimento numero 5 di aggiornamento del documento unico di programmazione. Illustrano appunto l'assessore Mascheroni con il supporto della dirigente dottoressa Sara Tordella. Passo la parola all'assessore Mascheroni. Grazie. Allora, questa è un'altra correzione molto piccola del bilancio di previsione 2017-2019 che grava alcuni stanziamenti sia sul patto corrente che capitale. Sul patto corrente la variazione è ammontata dalle 21.800 euro per anche qui maggiori spese che si coprono sostanzialmente stornando come legato precedente e voci di spesa che già hanno la necessaria copertura. Sul patto capitale è stato adeguato di 25.000 euro che sono dei fondi provenienti dalla regione Lombardia per un contributo per acquisto di beni mobili per pulizia locale e per protezione civile, suddivisi in 20.000 per pulizia locale e 5.000 per la protezione civile, per cui di fatto il Comune ha partecipato al bando per avere accesso a questi fondi ed è notizia di questi ultimi giorni che l'esito del bando è risultato negativo, per cui il nostro Comune non avrà accesso a questi fondi, di fatto non arriveranno, per cui si chiude il problema.
consigliere Cosnelli. La variazione proposta riguarda voci di entrata e di spesa di modeste entità, come accennato adesso dall'assessore, nel quadro generale del bilancio di previsione 2017. Quindi rimangono, per quanto riguarda la variazione, rimangono valide le mie osservazioni di carattere generale sul bilancio di previsione, così come esposto al punto precedente. Quindi in questo minuto colgo l'occasione per richiamare invece le criticità del bilancio di previsione 2017 e del collegato TUB 2017-2019 che stiamo variando e approvando in maniera variata. E li abbiamo in parte anticipati, però perché sono emersi nel contraddittorio che c'è stato precedentemente. Ma vediamo quali sono i punti di criticità, perché la maggioranza, se vorrà, potrà tenerne in conto nel momento in cui elaborerà il bilancio di previsione. Quindi questo è il contributo che posso dare di analisi. Allora, il primo punto di criticità, il bilancio di criticità vista in maniera simmetrica al fatto che il bilancio è in equilibrio e rispetta i vincoli di finanza pubblica, e questa è una buona cosa, no? L'abbiamo detto tutti, l'abbiamo riconosciuto tutti. Il rovescio della medaglia consiste nel fatto che il raggiungimento dell'equilibrio finanziario è raggiunto sostanzialmente con la leva delle tasse e delle imposte, più che sulla ottimizzazione della spesa corrente, che rimane sostanzialmente costante e che vedremo consuntivo nel 2017. Questo è un punto fondamentale, vedremo la Giunta come si vorrà muovere, perché se vuole avanzare soldi per investimenti o aumentare le tasse o deve mettere mano a una ottimizzazione della spesa corrente. La seconda criticità barra opportunità. MEDA ha un impellente bisogno di investimenti, sono contento che tutti concordiamo su questo punto, per riqualificare la città e assicurare la manutenzione straordinaria di strade, piazze, edifici, anche quelli sportivi come abbiamo visto, ma le spese per investimenti sono di fatto molto basse rispetto al totale delle spese. Questa è una delle motivazioni principali della bassa virtuosità del nostro bilancio, quindi che l'indice di virtuosità del nostro bilancio è molto basso, lo dicono enti terzi, e uno dei motivi della bassa virtuosità è proprio la quota di investimenti è molto bassa da anni. La terza questione collegata a questo bilancio e la capacità di spesa per investimenti deve essere migliorata. Nel 2016 la differenza tra le spese di investimenti previste, già basse, e quelle effettivamente impegnate e spese è stata del 52%, cioè metà. Sono stati spesi metà dei soldi impegnati, certificato dai revisori nel 2017, da quanto ho sentito, non mi sembra migliorata, perché gran parte degli aumenti di spesa sappiamo già che verranno trascinati nel 2018. Da ultimo, non per importanza, la lettura del bilancio può essere resa più chiara e trasparente nella comprensione dell'efficacia della gestione comunale, con particolare riferimento alla verifica del raggiungimento degli obiettivi programmati per centro di attività, di servizi e di costi e alla verifica dei benefici in rapporto ai reali costi dei servizi erogati ai cittadini. Quindi imparare a leggere il bilancio anche in modo tale che si possa chiaramente capire quante risorse sono per un determinato servizio reso ai cittadini, in modo da valutare le risorse spese, i benefici ottenuti e i miglioramenti perseguiti nell'anno. Vorrei precisare una cosa, perché io quando parlo di bilancio
magari con l'impressione di prendermela o di criticare la dirigente o l'assessore al bilancio. E chiudere. La critica al bilancio è la critica, l'apprezzamento, eccetera, è alla giunta. Il bilancio non è altro che il risultato numerico delle scelte di programmazione sul territorio, sull'ambiente. Quindi chiariamo questo dubbio. Quando si apprezza o si critica il bilancio, non è nei confronti del dirigente della finanza o all'assessore specifico, sono osservazioni che riguardano la struttura delle attività di cui il bilancio. Grazie. Qualche altra prenotazione? Non vedo prenotazioni, passo alle dichiarazioni di voto. Lascio aperta la prenotazione. Do la parola al Presidente De Volchiara. Sì, per le motivazioni già esposte al precedente punto, anche su questa variazione ci astiniamo. Grazie. Grazie consigliere. Do la parola al consigliere Bermondo. Io voto come polo civico, di Lega per tutti e Lista Civica per me, è contrario per le motivazioni esposte precedentemente in questo e nel punto ancora precedente. Non nel merito specifico delle variazioni proposte, che peraltro sono di modesta entità come abbiamo visto, ma della struttura del bilancio 2017 e del tutto collegato. La necessità di migliorare il rapporto delle spese aumentando gli investimenti, è importante dirlo anche per le riflessioni condivise prima, non deve portare al rischio opposto di spendere a pioggia troppo e male in opere inutili o non utilizzate, di cui abbiamo diversi esempi lasciati dalle precedenti gestioni. Quindi è importante il mio invito a spendere, voglio precisare, deve essere a spendere bene. Quindi è importante quando nelle linee programmatiche e nel DUP vedere che gli investimenti siano effettivamente prioritari per la città di Lega. Grazie consigliere Busnelli. Do la parola al consigliere Busnelli. Grazie. Il voto del nostro gruppo consigliare sarà ovviamente favorevole. E, vero è che sì, rispetto a quelli che erano gli investimenti previsti nel 2006, i documenti dicono che c'era un 52% di opere obiettivi realizzati, benissimo. Quello che dico io, anche in risposta a quanto è stato detto dalla consigliere Italia 2, è che bisogna capire, io sono una persona che valuta caso per caso. Quindi è ovvio che quello che era stato operato da Giro, insomma, ecco, della precedente amministrazione e del suo assessore delegato, era complicata da una situazione preesistente, nella quale peraltro penso che nessuno dei consiglieri qui presenti possa prendere le colpe e la responsabilità. Comunque, a fronte di ciò, il nostro voto sarà favorevole. Grazie. Grazie consigliere Bona, c'è qualche altra presentazione? Passo alla votazione della delibera, si dichiara favorevole alla delibera, mano. Chi si dichiara contrario alzi la mano, chi si astiene alzi la mano, con 11 favorevoli e un contrario e 4 astenuti viene approvata la delibera, passo alla votazione per l'immediata eseguibilità, chi si dichiara favorevole alzi la mano. Chi si dichiara contrario alzi la mano, chi si astiene alzi la mano, con 11 favorevoli e 5 astenuti viene data l'immediata eseguibilità. Passiamo al punto 5 del Consiglio Comunale, concessione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni. Illustra l'argomento l'assessore Mascheroni come supporto della dirigente dottoressa Sara Corbetta. A lei la parola, assessore. Grazie. Allora, il prossimo 31 che ci scade appunto questa convenzione dalla concessione dei servizi di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla
pubblicità e i diritti sulla pubblica gestione. Questo servizio attualmente è fornito dalla società Incaspam. Quindi si presenta la necessità di continuare a far gestire questo servizio da mezzo di concessionari sempre, sostanzialmente due motivi, perché innanzitutto affidarsi a società specializzate nel settore dà maggiori garanzie sia a livello di una gestione efficace che economica, e poi perché potendo gestire l'ambiente a rete non ci si troverebbe a dover fare i conti con i vincoli sulle nuove assunzioni. Per questo motivo si è deciso quindi di aprire una gara, una procedura aperta, che finirà questo servizio per 3 anni con diritto di ripetizione biennale. E il minimo garantito, che è la somma che la società affidataria è tenuta a conoscere all'ente indipendentemente da quello che è il suo incasso, è stato calcolato tenuto conto della media degli incassi dal 2010 al 2016. Sull'imposta per la pubblicità e sui diritti delle pubbliche affissioni è stata fissata in un totale di 120.000 euro, aumentando quindi di 20.000, passando dagli attuali 100 che appunto sono sulla conversione attualmente in scadenza. Questi 120.000 sono stati, diciamo, quindi stabiliti sulla base dei cassi degli aumenti anni di 170.000 euro circa. Grazie. Grazie Assessore. Apro la discussione riguardo a questo punto. Non dico per fare notazioni, ma consigliere Presidente. La criticità della proposta è certamente l'alto valore dell'agio, cioè della percentuale dovuta alla società di riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni per conto del Comune. Il bando disciplinare di gara per l'affidamento del servizio di accertamento e riscossione è fissato al 25%. Quindi si riconosce il 25% di, diciamo, semplicemente il termine di provvigione, in realtà si chiama laggio, riconosciuto alla società che è incaricata di riscuotere. La motivazione data in commissione è la difficoltà di trovare società affidabili per lo svolgimento del servizio. Noi non abbiamo elementi per valutare la corretta calibrazione del valore dell'aggio, se non la percentuale attualmente pagata, che risulta essere del 9%, e quella di comuni vicini, che risulta essere ad esempio del 12% in caso di città un po' più grandi. Mentre noi nel bando di gara indichiamo come base d'asta 25%. In occasione analoga nel 2012, nell'approvazione del regolamento comunale sul canone patrimoniale non ricognitorio, che ha avuto una fine ingloriosa, la posizione di Meda per tutti fu contraria nel merito dell'imposta, che voi giudicate legittima, e la percentuale anche in quel caso troppo generosa in commissione, il 25%. Anche se poi fu ridotta al 20% su nostra sollecitazione. Se non è possibile avere un aggio più ragionevole, invece del 25% a valori che abbiamo citato prima, in uso intorno al 10%, una soluzione alternativa sarebbe potuta essere, perché non so se ci sono ancora i tempi, di partecipare al bando, cioè mettere il bando in sinergia con altri comuni per costituire un gettito di imposta più alto e più appetibile per le società esattrici. Questo è un punto che più volte ricordo e che io penso, quando si parla di ottimizzazione delle spese, è un punto che
si dovrà prendere in considerazione. Se si vuole fare molte volte economia, occorre trovare delle sinergie. Il Comune di Leda ha delle sinergie in atto, non so se sono ancora con la Polizia Comunale, come di Vallassina, che l'avevamo provata, quindi non so se ancora in essere, ed è caduta, non so se sia ricaduta o meno, quindi magari qualcuno me lo può dare un'informazione corretta. Anche per gli acquisti era prevista una compartecipazione con Cambiate. Io penso che questa strada, condividere con altri comuni dei bandi di gara in modo da costituire una quantità di riferimento più alta, che possa servire in casi come questo a ottenere riduzioni e vantaggi per la città di Leda. Grazie consigliere, do la parola al consigliere Daniele Bocchiara. Grazie, io ho una domanda per l'assessore sul bando. Se non avete pensato di inserire all'interno del bando un richiamo al divieto d'affissione di pubblicità sul gioco d'azzardo, come previsto dal progetto comunale approvato 2 anni fa, l'azzardo non è un gioco. Consigliere Cusani, prego, dottor Secondetta. Mi permette di prendere la parola al posto dell'assessore Mastroni, perché ovviamente la stesura degli atti di gara l'ho seguita direttamente io e me ne sono occupata della questione. Allora, ad onore del vero, è un punto questo che non ho preso in considerazione. Come pensa, perché mi ha chiesto anche via mail un chiarimento su questo specifico punto, le ho risposto ieri. Ovviamente la sua mail ha stimolato in modo un po' di autocritica rispetto al mio operato, per cui ovviamente ho preso in considerazione la tutta legittima richiesta di chiarimento. E ho approfondito il tema, intanto ovviamente valutando eventuali strumenti come poteva essere la presentazione di un emendamento, concordando con la Giunta se è il caso la presentazione anche di un emendamento d'ufficio. In realtà non ho nemmeno portato al tavolo della Giunta la discussione, perché andando ad approfondire, partendo dalla delibera adottata nel novembre del 2015, che prevedeva espressamente questo punto nell'ambito del progetto l'azzardo non è gioco, in realtà dal punto di vista normativo non c'era spazio, perché comunque questa non è una materia su questo punto dove c'è la potestà regolamentare degli enti locali, quindi non ho neanche portato all'attenzione della Giunta la problematica. Grazie dottoressa Corbetta. C'è qualche altra presentazione? Do la parola al consigliere Vuoi. Sì, io ringrazio la dottoressa per la precisazione, anche se non ci capisce bene come mai questo problema non sia stato sollevato magari al momento della proposta. E ci sarebbe piaciuto anche conoscere un po' il pensiero dell'amministrazione e dell'assessore rispetto al tema. Faccio rapidamente l'intervento sul punto. Quello che ad una rapida analisi potrebbe sembrare un atto dovuto a seguito della decorrenza dei termini della precedente stipula, risulta in realtà per noi un documento carente nei confronti del tema che abbiamo appena sollevato. Un tema che nella passata amministrazione è stato trattato più volte, la lotta al gioco d'azzardo e il conseguente divieto di affissioni pubblicitarie volte a promuovere queste pratiche. In 2 delibere comunali, infatti, negli anni passati il Comune si è impegnato a contrastare con forza il diffondersi delle ludopatie. È altrettanto vero, come si citava prima, che nel progetto l'azzardo non è un gioco, approvato dalla Giunta con la deliberazione numero 218 dell'11 novembre del 2015, rientrava il divieto assoluto di affissioni in qualsiasi forma negli spazi comunali di pubblicità sul gioco d'azzardo.
Ci saremmo aspettati un richiamo all'interno del bando, una specifica, la totale assenza di ogni riferimento ci ha oggettivamente lasciati un po' perplessi, sperando non si tratti di una mancata sensibilità verso un problema che c'è, esiste, provoca danni a volte irreparabili nel tessuto sociale, e la pubblicità gioca un ruolo importantissimo su questo. Dato soprattutto anche il fatto che le due delibere di consiglio sono state approvate all'unanimità, quindi da tutti i gruppi politici della passata amministrazione, l'attuale maggioranza avrebbe potuto preoccuparsi per tempo della traduzione della fattibilità in atti di questi propositi. Inoltre, da alcuni approfondimenti in ambito giuridico, ci risulta che la legge regionale numero 8 del 21 ottobre del 2013, norma per la prevenzione e il trattamento del gioco d'azzardo patologico, il comma 6 dell'articolo 5 riporta il divieto di attività pubblicitaria relativa all'esercizio delle sale, alla procura dell'esercizio delle sale da gioco d'azzardo. Nella legge regionale è anche previsto che chi viola il divieto di fare pubblicità al gioco d'azzardo può incorrere in sanzioni fino a cifre di migliaia di euro. Ci sono casi anche di comuni come quello di Rescaldina che nel 2015 ha adottato proprio il divieto di pubblicità. Per le ragioni esposte, facciamo direttamente la dichiarazione di voto, noi esprimiamo un voto di astensione e informiamo che proseguiremo nello studio della norma, valutando anche l'opportunità di ulteriori iniziative, anche magari in collaborazione con i gruppi politici che vorranno aderire. Grazie. Grazie, consigliere Tavolo, consigliere Boga. Allora, la nostra, il voto del nome del gruppo di Forza Italia sarà favorevole. Molto interessante lo spunto che è stato dato dalla consigliera Tagliacupo sulla questione della pubblicità del gioco d'azzardo. Allo stesso tempo ringrazio questo la dottoressa Corbetta per la delucidazione che ha dato. Probabilmente la sua motivazione era anche giustificata dal fatto che è stata una copiosa legislazione in materia, tanto di ambito locale, regionale, quanto di ambito nazionale, comunitario. Comunitario c'è addirittura una raccomandazione del luglio del 2014 e poi sono stati vari interventi anche del governo, da ultimo anche con la legge di stabilità del 2016, quindi probabilmente la non necessità di rinnovarlo era dovuto anche a questo fatto. Comunque sul fatto di tenere aperte da queste situazioni sicuramente trova in noi una porta che non c'è, perché siamo completamente d'accordo. Grazie a tutti. Grazie consigliere Boga. Do la parola al consigliere Musanelli per la dichiarazione di voto. Ecco, prima di esprimere la motivazione di voto, continuo questo aspetto che è stato colto del gioco della pubblicità, che è uno di cui stiamo discutendo, dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche ammissioni e dei relativi costi. Io invito, visto che trovo una sensibilità ampia, a mettere a punto un regolamento che non è che più volte come polo civico ho sollecitato, perché il Consiglio Comunale aveva espresso un supporto alla mozione, però poi uno dei punti della mozione era anche la definizione del regolamento comunale, che però si è perso nelle nebbie, non in prime. Quindi, perché era stato trovato mi pare da su novembre di 3 anni fa, quindi colgo volentieri gli spunti di partisan del Consiglio per finalizzare la struttura di un regolamento come questi concetti vengono tradotti in azioni operative. Il mio voto sul tema, come polo civico di Veda per Tutti e Lista Civica per Veda, è di astensione, perché essendo c'è un contratto a termine non posso impedirlo, ma non avendo elementi di comparazione tra i diversi comuni
per valutare se il posto è bilanciato, calibrato correttamente o no, e non essendo nella condizione di esprimere un parere favorevole alla proposta, con particolare riferimento, come ho indicato prima, alla base di gara del 25% per l'aggio non risposto, quindi per questi motivi mi asterrò. Inoltre, sollecitiamo la Giunta a valutare forme di sinergia con altri comuni, in questo come in altri casi, dove l'Unione potrebbe generare volumi maggiori di gettito con possibilità di trattare condizioni più vantaggiose. È un'autostrada aperta che però non è ancora stata sperimentata se non in piccola parte. Grazie, consigliere Busnello, la parola al sindaco. Sì, intervengo. Intervengo sulla questione geolocalizzata, che è appunto importante anche le nostre linee programmatiche e oggetto anche del progetto Loki, che è un progetto del distretto. Dobbiamo suddividere la faccenda del gioco d'azzardo non lecito e il gioco d'azzardo lecito. Il gioco d'azzardo è vietato per legge, quindi a livello generale è tanto. Quello lecito è quello invece riconosciuto dallo Stato italiano, che detiene monopolio, tra l'altro. È un po' superata quanto detto dalla consigliera Tagliabue, perché la legislazione regionale della Regione Lombardia, esattamente la legge 8 del 2013, prevede il divieto assoluto di qualsiasi attività pubblicitaria relativa all'apertura e all'esercizio delle sale da gioco d'azzardo lecito presso l'esercizio commerciale. Quindi c'è già questa norma regionale che va a vietare la pubblicità con pubblica visione. In più c'è anche poi una attuazione della legge regionale, sempre la Regione Lombardia, addirittura per quanto riguarda il trasporto pubblico locale, che vieta appunto la fissione di manifesti sul gioco lecito, quindi sul gioco d'azzardo lecito, quindi parliamo di vinci, tutto questo tipo di che portano a questi, sono queste poi alla base, sono questi, ahimè, non è più quella lecita che porta ai problemi di ludopatia, che è quasi quella del gioco d'azzardo, che è sempre più combattuto e superato appunto dalla vicenda. Quindi dicevo che anche la Regione Lombardia si è particolarmente impegnata nel portare avanti il protocollo non slot. Quindi, ecco, quindi diciamo che è un po' superata sulla questione affissioni, la questione di inserirlo all'interno della regolamentazione, perché è superiore alla regolamentazione regionale. Grazie sindaco, do la parola al consigliere Tosergio. Chiedo la possibilità di una piccola replica al sindaco, visto che nella passata amministrazione di questa cosa mi sono occupato direttamente. E intanto noi abbiamo sempre riconosciuto, se avete presente quanto abbiamo detto, l'ottimo lavoro svolto dalla Regione Lombardia. Abbiamo sempre detto che la Regione Lombardia è una delle regioni, nel senso di Carossi, che ha più lavorato sul tema dell'azzardo. In questi giorni sono stato a trovare anche l'altra regione, ad esempio la regione Piemonte, pochissimi giorni fa, una legge regionale all'avanguardia di questo, che ha avuto il plauso sicuramente da molte realtà dell'associazione. Chiaramente tutto quello che abbiamo detto noi si riguarda il gioco d'azzardo lecito, non abbiamo neppure pensato a quello illegale, questo è evidente che ogni cosa che abbiamo sottolineato è legata al gioco d'azzardo lecito, non a quell'altro. Non è poi così vero che non era necessario inserire questo nel bando, perché se così fosse allora noi dovremmo aspettarci che da qui in poi, anzi dal 2013 in poi, aveva nessuna pubblicità sul gioco d'azzardo, non avremmo potuto vedere, cosa che non è capitata. Basta uscire dalla superstrada, c'è un grande pannello che pubblicizza una sala da bingo,
una sala slot, e ci aspetteremo allora che qualcuno almeno ammetta nessuna pubblicità sul gioco d'azzardo, visto che la legge regionale è in vigore dal 2013. E forse inserirlo o almeno approfondire il tema per capire se nel frattempo è diventato qualcosa che mi interessa, in questo bando poteva essere quantomeno rafforzativo per essere sicuri che ammetta la pubblicità sul gioco d'azzardo non comparisse. Grazie. Grazie consigliere Rosetti. Ci sono altre prenotazioni per la dichiarazione di voto? Non ne vedo. Passo alla votazione della delibera. Chi è a favore pure alla votazione della delibera alzi la mano. Chi è contrario alla votazione della delibera alzi la mano. Chi si astiene alzi la mano. Con 11 favorevoli e 5 astenuti la delibera viene approvata. Metto in votazione l'immediata eseguibilità. Chi è favorevole all'immediata eseguibilità alzi la mano. Chi è contrario all'immediata eseguibilità alzi la mano. Chi si astiene alzi la mano. Con 11 favorevoli e 5 astenuti l'immediata eseguibilità. Passiamo al punto 6, per questo punto il segretario, il dottor Roberto Sodano, verrà sostituito dal dottor Arca. Verrà sostituito quanto è parte di questo punto. Buonasera. Buonasera dottor Carari, grazie per l'intervento. Punto 6 è convenzione per i comuni di Mena e della Comunità di Servizio e Forma Associata della Segreteria Comunale. Do la parola al sindaco per illustrare il punto. Sì, prima di entrare nello specifico che consiste nella lettura della convenzione, sostanzialmente andiamo ad approvare appunto la convenzione tra Comune di Mede e Lanzarote per la condivisione in forma associata della segreteria comunale, quindi della persona del dottor Roberto Sodano. La particolarità da sottolineare è che la modulazione delle porte orarie sarà per 2/3 su Meda e per 1/3 su Lanzarote. Leggo velocemente la convenzione. Tra naturalmente il Comune di Meda e il Comune di Meda Lanzarote, oggetto e fine Comune di Meda classe 1B e di Meda Lanzarote classe 3A provincia di Monza e Brianza stipulano la presente convenzione allo scopo di avvalersi dell'opera di un unico segretario comunale per svolgere in modo coordinato e in forma associata le funzioni di segretario comunale. Comune capo convenzione, il Comune di Meda assume la veste di Comune capo convenzione. Durata della convenzione, scioglimento anticipato. La costituzione della sede convenzionata inizia dalla data di assunzione in servizio del segretario incaricato e deve intendersi valida per un periodo di 3 anni, rinnovabile alla scadenza. È previsto il recesso unilaterale in qualsiasi momento, con preavviso di 60 giorni, previa deliberazione usata dal Consiglio Comunale da trasmettere all'atto comune a mezzo tempo. È prevista altresì lo scioglimento consensuale in qualunque momento per coincidente volontà dei comuni convenzionati, previa deliberazione consiliare. In tal caso lo scioglimento avrà luogo alla data stabilita in accordo tra gli stessi. Nomina e revoca del segretario comunale. La nomina del segretario comunale è di competenza del sindaco del comune di Meda. Capo convenzione. Alla scadenza della convenzione nel caso di scioglimento anticipato, i sindaci hanno la possibilità di definire, di intesa tra loro, con accettazione del segretario titolare della sede, in quale comune tra quelli facenti parte della convenzione il segretario stesso deve essere nominato. Qualora non si addivenga l'accordo tra sindaci e il segretario, quest'ultimo conserva la titolarità del comune capo convenzione. Regola del segretario, la regola di competenza del sindaco del comune di Meda, capo convenzione. Orario di lavoro, modalità di espletamento. L'orario di servizio viene ripartito in 36 ore settimanali tra i comuni convenzionati, 24 per il comune di Meda e 12 ore per il comune di Meda Lanzarote. I sindaci dei comuni e il segretario comunale, senza l'articolo 19 del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria, stabiliranno i tempi di lavoro correlandoli in modo flessibile alle esigenze connesse all'espletamento dell'incarico di lavorazione, di obiettivi e dei programmi da realizzare.
Trattamento economico. Il trattamento economico e il rimborso delle spese spettanti al segretario titolare della segreteria comunale sono disciplinati dalla contrattazione collettiva di riferimento. Il Comune di Mena, a capo convenzione, assume l'onere di anticipare tutte le retribuzioni spettanti al segretario titolare, nonché il versamento degli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi e di quanto altro attiene al servizio convenzionato. Oneri finanziari, obblighi, garanzie, tutte le spese concernenti l'ufficio di segreteria, fatte salve quelle di esclusivo interesse di un singolo comune, saranno ripartite quando segue. Due terzi a carico del Comune di Mena, un terzo a carico del Comune di Mena Lambro. Ogni trimestre il Comune di Mena comunicherà al Comune di Mena Lambro il rendiconto e la ripartizione delle spese sostenute nel trimestre precedente. Il Comune di Mena Lambro provvederà nel rimborso del saldo della quota a suo carico entro i 30 giorni successivi. Sui ritardati pagamenti sono dovuti gli interessi legali. Sostituzione del segretario titolare della sede convenzionata, vice segretario, in caso di vacanza, assenza o impedimento del segretario titolare della sede convenzionata, le funzioni verranno assunte dall'altro segretario, previa istanza del sindaco del Comune di Mena, in accordo con il sindaco del Comune di Lambro, incaricato dal Ministero dell'Interno, allo segretario comunale e provinciale oppure dal vice segretario della convenzione nominato dal sindaco del Comune di Mena, del Comune Capofia. Che provvede nominarlo tra i funzionari dei comuni in possesso dei requisiti di cui vuole l'articolo 98,5 del decreto legislativo 267 del 2000. Modifiche alla convenzione e rinvio a norme: qualsiasi modifica alla presente convenzione dovrà essere approvata dai consigli comunali dei comuni convenzionati. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia e alla normativa contrattuale. Se non erro il comune di Mena Lambro, domani sera. Grazie signor Sindaco. Ora apriamo il dibattito. Corretta e strategica di collaborazioni
e di sinergie tra comuni, con l'obiettivo di ottimizzare i costi della macchina burocratica e amministrativa. Questo è un esempio appunto di collaborazione tra comuni, solo che non è una scelta del comune, lo prevede l'albo dei segretari con delle regole da loro fissate. È una buona pratica nel programma generale di riduzione della spesa pubblica istituzionale. La spending review, la riduzione delle spese ministeriali, gli accorpamenti di regioni, riduzione delle province, l'accorpamento di comuni, l'eliminazione di enti inutili e così via. Quindi i cittadini si aspettano delle riduzioni di costi e questo è un modo. Peraltro le esperienze di condivisione di servizi già provate in convenzioni con altri comuni, in Berigo, Grandatero, nell'Asca, per quanto io mi ricordi, non hanno prodotto apparenti inefficienze. Al contrario, questa soluzione consente un miglioramento professionale e retributivo del segretario e una riduzione delle spese a carico dei comuni contraenti. Nel Consiglio del 15 settembre, quando ci fu comunicata la decisione del sindaco per il cambio di segretario, avevo chiesto maggiori informazioni sulle ragioni della recessione della convenzione e della revoca del segretario e in particolare se il cambio avrebbe comportato un aumento o mantenimento o riduzione del costo del segretario, che risulta essere di 87.675 dato 2016 pubblicato nell'area dell'amministrazione trasparente. Quindi vorrei una risposta in merito al sindaco di Rangelo in questo caso o al segretario, vorrei una risposta in merito e una conferma dell'impatto finanziario neutro per il comune di Meda, oppure no. In chiusura, però lo farò dopo, ovviamente vi confermo il benvenuto al segretario Sodano e l'augurio di un buon lavoro a servizio della città di Meda. Grazie consigliere Musnelli, do la parola al consigliere Musnelli. Sì, brevemente anche noi diamo il ben ritrovato al dottor Sodano, perché la segretaria che ci siamo insegnati. Approviamo la scelta della convenzione così come illustrata per poter il comune di Vedano, a profila comune di Meno, che va nella direzione già intrapresa da noi anche con il dottor Marino. Pertanto, per queste ragioni, il nostro voto sarà favorevole. Grazie, consigliere Cosermio. Qualche altra valutazione? Quindi, apro la dichiarazione di voto. Io attendo una risposta della motivazione per cui non è stato portato in commissione questo. Le confermo che il dottor Sodano è andato in questo momento a verificare gli atti, appena tornerà a vedere la risposta che è cancellata. C'è il regolamento, ci voglio regolare, è molto semplice il regolamento. Articolo 15, dice le commissioni permanenti esaminano preventivamente i più importanti argomenti di competenza del Consiglio Comunale ed esprimono su di essi il proprio parere in termini assegnati con la nota sindacale eccetera. Articolo 15 del regolamento. Consiglio venga portato all'esame della politica.
perché l'unica spiegazione che si può dare è che è ritenuto un argomento non importante, perché qui dice l'unico criterio che dice l'ECO, perché non sto inventando, le commissioni permanenti esaminano preventivamente i più importanti argomenti di competenza del Consiglio Comunale ed esprimono su di essi il proprio parere e i propri termini. Quindi, grazie. Allora, la votazione del gruppo consigliere di Forza Italia sarà positiva perché si inserisce ancora una volta nell'ottica di un maggior efficientamento dell'azione amministrativa. Io ho operato, e ho risposto al consigliere Bolteri, non potrei ricoprire la carica di vicepresidente perché sono capogruppo e quindi è compatibile di per sé. E la seconda cosa, relativa al passaggio in commissione, effettivamente l'articolo 15 parla di un passaggio in commissione, tuttavia, questo argomento è stato toccato nella conferenza di capogruppo, nella quale abbiamo anche parlato delle linee programmatiche. Quindi, se non è passato in commissione, nella commissione permanente, che peraltro è la mia, allo stesso tempo è passata dalla capigruppo. Quindi il fatto non è una taccazione di specchi, perché le linee programmatiche potevano benissimo passare da regolamenti e statuto, che peraltro tutte le altre, perché poteva passare anche nel territorio ambiente o in tutte le altre permanenti per quanto riguarda i punti di competenza. È stata fatta la scelta politica, perché è una scelta politica, di portare la trattazione delle linee e anche di questi punti nella capogruppo. Quindi io mi sento di rispondere in questa maniera. Grazie. Se qualcun altro si vuole prenotare, io comunque mi riferivo alla risposta per quel che riguarda la vicepresidenza, quel punto Tossolano è andato a verificare i dati. Era l'altro argomento in cui ha posto quesito. Se qualcuno si vuole prenotare per la dichiarazione di voto, cosa? Passo alla votazione del punto 6. Scusate, passo la parola al consigliere Buselli. Per me la questione è chiusa, quindi l'argomento, poi si dovrà dare una spiegazione razionale. Nella conferenza dei capigruppo si discute l'ordine del giorno, non si entra nel merito degli argomenti. Questo è. Quindi si decide l'ordine del giorno, si decide lo spostamento, l'anticipazione, l'assegnazione dei tempi, ma non si entra, salvo che venga specificamente indicato come è avvenuto con le linee programmatiche, altrimenti non si entra nel merito dei punti perché devono passare le commissioni competenti. Comunque, il mio voto, come polo civico di Lega per Tutti e Lista Civica Pirneda, è favorevole. Ho sempre votato a favore della convenzione di condivisione dei servizi di segreteria con i diversi comuni, motivando la decisione con l'invito ad estendere anche ad altre funzioni questa buona pratica di condivisione di uffici e servizi nell'ottica di aumentare le sinergie tra comuni con vantaggi non solo finanziari per le comunità. Grazie consigliere Busnelli, non ci sono altre prenotazioni. Apro la votazione. Chi si dichiara favorevole alla deriva della mano? Con la unanimità dei voti viene approvata la deriva. Passo alla votazione per la terza quantità. Io ho fatto una domanda alla quale non avevo risposta al sindaco. Se il costo per il comune è neutro o no? Mi scuso di avere perso, però lo prendo per la coda, se possibile avere la conferma.
di questo punto che è importante. Non è cambiato niente rispetto a prima. Uguale. Il dentro. Passa la votazione per l'immediata eseguibilità. Chi si chiama favorevole alza mano? Con unanimità dei voti viene data l'immediata per l'eseguibilità. Quindi ringrazio. Allora, passiamo al punto 7, presentazione da parte del sindaco delle linee programmatiche della finalizzazione dei progetti da realizzare nel corso del mandato e successiva approvazione. Passo la parola. Devo chiedere se è possibile una sospensione di qualche minuto e una veloce qualche gruppo prima di trattare questo punto, visto che sono le 11, meno 10, e il tema probabilmente rischiamo di doverlo, se intendiamo interrompere già mezzanotte, dover interrompere poi a metà del piano. Se è possibile, 2 minuti da qualche gruppo. Grazie, consigliere Giuseppe, ti metto in votazione la sospensione. Era favorevole alla sospensione, anzi la mano. Con l'unanimità viene dichiarata la sospensione. Passo la parola a tutto il canale dell'appello. Salve Brogio Luca. Sì. Giovane Simone. Presente. Grazie Matteo. Programma di Serena, Desiderio Lorenza, Tagliafuori Serena, Gisnelli Nico, Gisnelli Visco, Bogatella, Snaghi Andrea, Cortese Mamore, Buraschi Simona, Rosetto Marcello, Tagliafuori Chiara, Tagliafuori Paolo, Gisnelli Vermonte, Taveggia Giorgio, Villa Alessia, Donatina Andrea, Mariana Campia, Mascheroni Francesca, Donna Maria Andrea Fabrizio Luna. Presente. È pervenuta una proposta di inversione dei punti all'ordine del giorno. Non è stato proposto di discutere stasera i punti 8, 9, 10, mettendo in coda il punto numero 7. Quindi metto in votazione la diversione dei punti all'ordine del giorno. Chi è favorevole alzi la mano. Con l'unanimità dei consensi è fatta la diversione ai punti dell'ordine del giorno, quindi il punto numero 7 finisce in coda la discussione. Passiamo quindi al punto numero 8. Che è l'adesione della Confederazione delle Province e dei Comuni del Nord, illustra il punto il sindaco. Sì, adesso che si è costituito in Bergamo, ai sensi dell'articolo 4 del codice dell'Associazione delle Altre Conferenze delle Province e dei Comuni del Nord, il 26-6-1998, entro qualche unità primaria, la promozione e il potenziamento dell'autonomia locale rispetto alla Carta Costituzionale, oltre ai soci specifici indicati dall'articolo 3 della Confederazione. Esatto, che possono essere soci dell'associazione mediante formale deliberazione degli organi competenti dei comuni, delle province e comunità montane. Rilevato che si tratta di associazioni costituite per riconoscere e salvaguardare l'autonomia organizzativa e finanziaria delle sezioni comunali e provinciali, visto lo statuto della Confederazione, considerato che la partecipazione comporta un contributo associativo pari a 0,10 euro per abitante che deve dare il condimento al 31/12/2016 a pari a 3.325. È ritenuto di aderire per le motivazioni sottoposte alla Confederazione delle Province dei Comuni del Nord di San Matteo Vigente, propone per i motivi sottoesposti di aderire alla Confederazione delle Province del Nord con decorrenza dal 1/11/2017, conformemente allo statuto che in coppia viene allegato alla presente per farne parte integrante. Diciamo che è un ritorno del Comune di Meda in questa Confederazione, è una Confederazione che è stata rilanciata con un importante investimento da parte delle
città già che vi sono associate, parliamo di circa 160 comuni, prevalentemente nel nord Italia, offre interessanti convenzioni, alcune in linea con quelle che sono iniziate programmatiche. Vi faccio un esempio: c'è una convenzione con lo sportello unico amianto, che è uno dei punti programmatici nostri, che prevede appunto una scontistica per gli aderenti alla Confederazione Comune del Nord, prevede anche importanti convenzioni con cooperative locali come la cooperativa Sonde Cormani di Mosaico di Erba, che è la più specializzata nel creare con comuni progettualità sul servizio civile volontario presso i comuni, riconosciuta dalla Regione Lombardia. Oltre a questo, rispetto a una volta, non è più incompatibile con la presenza in ANCI, quindi è una cosa che si va ad sostanzialmente ad accompagnare all'adesione all'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani. Grazie Sindaco, apro il dibattito arrivato in questo punto, quindi apro le prenotazioni. Se qualcuno si vuole mangiare, a lei la parola, Consiglio Buzzelli. Dunque, noto che anche questo documento non è stato presentato né discusso nella commissione competente, come richiesto dall'articolo 15 del regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale. Infatti, queste ulteriori informazioni che il Sindaco ci ha dato non ci erano disponibili, non avevo appunto discusso nella commissione competente. Quindi io consiglio vivamente nelle prossime sedute di assicurare che tutti i punti siano previsti in discussione nelle commissioni. Nel merito del punto, come Polo Civico pensiamo che le finalità della Confederazione proposta delle province e dei comuni del nord rientrino nell'ambito delle libere iniziative associative e o dei partiti politici. Di conseguenza non abbiamo obiezioni né osservazioni sulla Confederazione, ma riteniamo inopportuno l'uso di denaro pubblico per sostenere un'iniziativa di carattere principalmente politico. Peraltro, molte polemiche ha sollevato anche il recente referendum per l'autonomia della Regione Lombardia, non tanto per l'obiettivo, quanto per l'utilizzo di risorse economiche pubbliche per ottenere risultati che le stesse istituzioni possono chiedere e ottenere attraverso i normali processi politici e amministrativi. Peraltro, lo sportello unico dell'amianto, per quanto possa sapere le competenze di questa confederazione, sarebbe un doppione con le attività della ASL sui territori che hanno ufficio amianto. Ecco, per quanto ne possiamo sapere, presso le ASL sono gli uffici di censimento dell'amianto. A conferma di questa considerazione, dicono quella dell'amianto, quella che questa attività può essere svolta tramite le istituzioni e i partiti. Ricordo che in Regione Lombardia l'ampia maggioranza degli elettori, il 61,7%, decide di non votare al referendum, dando un chiaro messaggio ai promotori di un uso oculato delle risorse per attività che possono essere effettuate attraverso i canali istituzionali dei partiti. Grazie consigliere Buzzelli, c'è qualche altra presentazione? Do la parola al consigliere Muraschi. Grazie, buonasera a tutti. Ma noi esprimiamo in via generale il fatto che ciascun comune possa decidere di
aderire ad un'associazione che possa dare un supporto, un'assistenza amministrativa, offrire convenzioni o altro. La nostra amministrazione avevamo per alcuni anni soprattutto aderito all'associazione della Lega delle Autonomie. Abbiamo delle perplessità e siamo contrari sull'associazione che viene proposta questa sera, perché un'associazione per essere valida deve essere un soggetto riconosciuto, un soggetto che abbia una qualità, un numero di aderenti tali da fondare un'assistenza precisa. L'autonomia, ad esempio, è un'associazione storica che si data nel 1916, quindi abbiamo questa perplessità sulla Confederazione delle Province e dei Comuni del Nord e noi riteniamo che sia un'associazione valida per elevare la qualità dell'amministrazione di Meta, ma forse un ritorno al passato. Grazie. Grazie, consigliere Duraschi. C'è qualche altra prenotazione? Non vedo prenotazioni. Apro la prenotazione per dichiarazione di voto. La parola al consigliere Busnelli. Il mio voto, come buon civico di Vera per Tutti e Lista Civica per Vera, è contrario alla proposta di adesione a Conord tramite il contributo comunale di 2.332,50 euro, per essere precisi, per le motivazioni esposte nel mio intervento. Grazie consigliere Busnelli. Qualcun altro vuole prenotarsi? Non vedo prenotazioni, passo alla votazione della delibera. Chi si dichiara favorevole al punto alzi la mano. Chi si dichiara contrario alzi la mano. Con 11 favorevoli e 5 contrari il punto viene approvato. Mentre in votazione l'immediata eseguibilità del punto, chi è favorevole alzi la mano. Chi è contrario alzi la mano. Chi si astiene alzi la mano. Con 11 favorevoli e 5 astenuti viene data l'immediata eseguibilità. Passiamo al punto 9, revisione statuto comunale. Illustrerà l'argomento il Presidente della Commissione, dopodiché è stato presentato un emendamento a firma capogruppo Conoscenza di Vera, capogruppo Partito Democratico e capogruppo Lista Civica Gianni Carini. Chi illustrerà l'emendamento? Illustrerà l'emendamento il capogruppo del Conoscenza. Quindi do prima la parola al Presidente Boga e poi al capogruppo del Conoscenza per l'emendamento. Prego Presidente. Grazie. Dunque, la proposta di revisione dello statuto comunale che è stata approvata con parere favorevole nelle scorse settimane della Commissione Regolamenti e Statuto si propone, che questo è l'intento del lavoro che abbiamo voluto sviluppare, di aggiornare, di revisionare a livello legislativo e normativo uno statuto che chi aggiornato aveva poco. Ne era che ad esempio lo stesso articolo 1 dello statuto, nel quale veniva ancora definito il comune di Meta come facente parte della provincia di Milano. La revisione che oggi viene portata all'attenzione del Consiglio Comunale quindi non è colorata, nel senso che non è definita da un intento politico, non c'è una modifica sostanziale, è solo una modifica formale. Ne sono esempi questi, anzi queste sono in realtà le modifiche che abbiamo portato. All'articolo 1, appunto la modifica, comma 1, la modifica della provincia di riferimento da Milano a Monza e Brianza. All'articolo 11, circa la composizione, scusate, l'articolo 12 circa la composizione del Consiglio Comunale, comma 2, si dà la modifica da 20 consiglieri in 16, quali quelli attuali.
All'articolo 15,11 la modifica consiste in questo, nel fatto che si prevede che il regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale può prevedere un ufficio di presidenza per coadiuvare il presidente nell'esercizio delle sue funzioni. L'articolo 19, relativo alla giunta comunale, si va a definire il numero dei consiglieri, così come peraltro stabilito, scusate, degli assessori, così come peraltro stabilito nella legge, il numero non superiore a 5. L'articolo 23, il comma 2, viene abrogato. Il comma 2 recitava: in caso di assenza del vice sindaco, le funzioni di carica del sindaco sono svolte da un assessore secondo l'ordine di supplenza indicato dal sindaco nell'altro nomino. All'articolo 26, organizzazione degli uffici comunali, abbiamo apportato delle modifiche per eliminare, abrogare dallo statuto tutti i riferimenti alla figura del direttore generale che è venuta meno. Per cui l'articolo 26,2 si sostituisce il direttore generale con il segretario generale, al comma 3 sempre si fa riferimento al segretario generale, così come al comma 4. L'articolo 27, che dà una compiuta definizione di quello che era la figura del direttore generale, viene integralmente abrogato. E da ultimo abbiamo delle modifiche, anzi delle abrogazioni, agli articoli 40 relativamente ai collegi del riesame, l'articolo 41 relativo alla revisione economico-finanziaria della gestione, l'articolo 42 difensore civico, l'articolo 43 nomina del difensore civico, l'articolo 44 facoltà interrogative del difensore civico. Queste vengono integralmente abrogate. Ed infine si propone all'articolo 45 di attribuire, oltre alla giunta comunale, anche al consiglio comunale su proposta della conferenza dei capigruppo, il conferimento delle conferenze civiche. Questo lavoro portato avanti dalla presidenza e dai miei colleghi di maggioranza e commissione è stato anche coadiuvato dall'opera del precedente segretario comunale dottor Marino e anche e soprattutto del dottor Sodano, che peraltro ringrazio per l'aiuto fortemente tecnico-giuridico che ha portato in commissione. Dunque, vado a concludere, quindi vado a ripetere quanto ho detto prima. La revisione dello statuto non è stata una revisione sostanziale, la volontà è stata solamente quella di apporre delle modifiche prettamente formali per adeguare a quello che è il dettato normativo attuale. È una scelta ovviamente politica quella di non intervenire sostanzialmente in uno statuto che pur necessita di interventi. La volontà è stata comunque quella di rimandare successivamente alla revisione, magari per volontà perfezionistica sottoscritto, in un successivo momento una modifica più sostanziale. Colgo anche l'occasione per dire che l'emendamento che è stato proposto, che è quello, se non erro, riguardante il Consiglio Comunale dei Ragazzi, non è stato da me ottenuto. Io non ho più scritto di quello che è l'emendamento. E per quanto di per sé noi non si è come gruppo consigliare contrario assolutamente a riconoscere a livello statutario un momento interessantissimo di quella che è la vita dei ragazzi, la ritengo comunque una scelta non opportuna. Il mio voto sarà presentato e non verrà ritirato, sicuramente favorevole, ma il lavoro che si era portato avanti in commissione con i miei colleghi Desideri e Ese è stato quello di prevedere una revisione che riguardasse soltanto un aggiornamento normativo. Quindi è stata qualcosa che ritengo personalmente che ritengo sbagliato, la non condivisione, soprattutto anche con la presidenza della commissione. Detto questo, per carità di Dio, approveremo questo, per carità di Dio, di questo consiglio, approveremo sicuramente questo emendamento.
Grazie Presidente, quindi do la lettura dell'emendamento proposto. Oggetto, proposta di emendamento della revisione dello Statuto Comunale d'approvazione del Consiglio Comunale del 23 novembre 2017, ai sensi dell'articolo 41 del regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, dei sottoscritti consiglieri capogruppo del Consiglio Comunale per tutti e stici Lega, capogruppo del Partito Democratico e capogruppo della lista civica Gianni Maini Sindaco, propongono un emendamento al testo di revisione dello Statuto Comunale. Premesso che la revisione dello Statuto Comunale è stata discussa in Commissione Regolamenti e Statuto del 17 ottobre 2017. La revisione è stata limitata alle sue modifiche del regolamento delle leggi, non è stato definito un piano di revisione più ampio dello Statuto Comunale. Alcune proposte di modifica dello Statuto Comunale sono state analizzate negli anni precedenti in Commissione al programma di revisione del regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e dello Statuto Comunale, che è stato interrotto prima dell'approvazione di Consiglio Comunale. In attesa che la Commissione Regolamenti e Statuto ripeta la revisione generale del regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e dello Statuto Comunale, propongo un seguente emendamento all'articolo 31 dello Statuto Comunale, in particolare l'aggiunta di un nuovo comma 4. I comuni, allo scopo di contribuire alla formazione civica, sociale e culturale dei giovani, promuove l'elezione del Consiglio Comunale dei ragazzi. Le modalità di elezione e di funzionamento del Consiglio Comunale dei ragazzi sono stabilite con apposito statuto e regolamento approvati dal Consiglio Comunale. I consiglieri comunali capogruppo per Mondo Busnelli, con 5 di Lida, Marcello Crosetto del Partito Democratico, Paolo Dalle Due, lista civica Gianni Maini Sindaco. Come da regolamento, metto in votazione la discussione dell'emendamento. Chi è favorevole alza la mano? Aspetta, volevo fare un commento sulla discussione. Sto mettendo se discute procedere alla discussione, prendo parola. Quindi chi è favorevole alza la mano? Con l'unanimità dei voti viene permessa la discussione dell'emendamento, quindi do la parola al consigliere Busnelli per la spiegazione dell'emendamento. Grazie, e comunque avendo Presidente letto per intero il documento che motiva la presentazione dell'emendamento, poco da aggiungere perché penso che sia, si spieghi da solo l'emendamento proposto, non c'è nessuna intenzione di bypassare e superare il Presidente di Commissione, anzi. Mi scuso in questo caso dell'eventuale equivoco, ma ricordo di aver esplicitamente detto in commissione che avremmo presentato un emendamento in cui i testi erano stati condivisi, c'erano tutti gli emendamenti. Poi, d'accordo con gli altri gruppi, abbiamo detto o di evitare frizioni nell'approvazione di un testo che è di tutti, sia lo statuto sia il regolamento, più volte ho ripetuto che non è un argomento di maggioranza o di minoranza, è un argomento proprio del Consiglio Comunale, quindi non c'era nessuna intenzione di bypassare, ma tutti gli elementi erano stati dati. L'unica differenza è che appunto in accordo con gli altri gruppi, poi i tempi sono stati veloci e l'intenzione era anche di condividerlo a tutti gli altri gruppi di maggioranza, ma i tempi non hanno consentito, pur avendo appunto nel caso già espresso tutto nel luogo istituzionale della Commissione, abbiamo deciso di estrapolarne uno solo al fine di evitare frizioni, un argomento che direi che di politico ha poco o niente, se non quello di, nella politica con la P maiuscola, di coinvolgere nella decisione di argomenti della città tutte le fasce possibili, compreso quella dei ragazzi. Quindi per il resto è stato letto l'emendamento per esteso dal Presidente, quindi a meno che i colleghi consiglieri degli altri gruppi che hanno sottoscritto l'emendamento vogliono aggiungere qualcosa. Sì. Se qualcuno ha qualcosa da dire in merito, allora esprimiamo il parere sull'emendamento. Chi è favorevole ad accettare l'emendamento, alzi la mano. Con l'unanimità dei voti viene accettato l'emendamento.
revisione dello statuto comunale in toto, se qualcuno vuole prenotarsi. E abbiamo già in pratica detto, però confermo, la revisione dello statuto comunale è stata discussa in commissione, regolamenti e statuto, la revisione è stata limitata alle sole modifiche di adeguamento alle leggi e normative. Ho chiesto se e quando si sarebbe proceduto a una revisione più ampia dello statuto comunale, tenendo conto anche delle proposte di modifica analizzate negli anni precedenti e che potrebbero costituire una buona base di partenza per un aggiornamento più ampio e generale dello statuto. Non avendo ricevuto conferme sulla volontà di avviare una revisione generale né sui tempi, avevo anticipato in commissione la decisione di proporre emendamenti. Trovato accordo anche di altri gruppi consigliari, abbiamo deciso di proporre questo emendamento che è stato accolto, questa dimostrazione di una ampia collaborazione su piedi di interesse generale, perché è estremamente rilevante per migliorare il coinvolgimento attivo dei giovani nella massima istituzione civica e cittadina. Il mio voto come Polo Civico di Lega per Tutti e Lista Civica di Lega è favorevole, a maggior ragione doppiamente favorevole, anche perché è stato arricchito di questo ulteriore. Grazie consigliere Busnelli, ci do la parola al consigliere Braschi. Sì, grazie. Noi confermiamo quanto avevamo già detto in commissione, cioè chiediamo che la maggioranza presenti una revisione organica del regolamento e dello statuto. Senz'altro la modifica di stasera riguarda esclusivamente gli aggiornamenti normativi. Questo lavoro si era già avviato nella nostra amministrazione e abbiamo messo a disposizione della nuova commissione il lavoro svolto e in parte già attuato, almeno sui punti più significativi, con le delibere del 2013 e 2015. Per quanto riguarda questo lavoro, noi confermiamo la disponibilità all'impegno e anche alla discussione, magari una posizione di confronto, però senz'altro credo propositiva. Questa sera con il consigliere Braschi, il consigliere Busnelli, io e anche il consigliere della lista civica, abbiamo ritenuto di presentare uno degli aspetti che riguarda un'esperienza positiva della nostra città. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi, che l'abbiamo vissuto, è effettivamente un momento di crescita e di vicinanza delle nuove generazioni riguardo alle scuole. Scuole medie, alla politica e alla vita politica cittadina, per cui si tratta di un chiaro di esperienza attuata, tra l'altro costruite in servizi scolastici e appunto largamente condivisibile, tra l'altro ricordo il consigliere Voga ci impegnerà comunque del tempo delle prossime sedute di commissione perché poi la norma richiama un regolamento d'approvazione. Quindi ferma questa valutazione positiva anche sull'emendamento proposto e speriamo il nostro voto favorevole. Grazie. Grazie consigliere Braschi, se c'è qualche altro intervento, la parola al consigliere Vogue. A conclusione di questo, ovviamente il voto del nostro gruppo consigliere sarà positivo, con i colleghi di maggioranza abbiamo già in essere da quale ci è segnata la Commissione, l'idea di poter approfondire studi di fattibilità per una modifica dello statuto e del regolamento per renderlo anche più, come dire, adatto ai tempi, un po' più moderno per così dire, stando attenti, questo soprattutto da parte mia, a tutte le proposte che vengono, anzitutto dai miei colleghi di maggioranza, ma anche dalla minoranza, tant'è vero che sono stato a chiedervi di poter avere una condivisione con l'operato delle scorse commissioni facenti parte del riferimento alla scorsa amministrazione. Quindi sicuramente nella commissione abbiamo dimostrato
dimostrato la assenza di quelle che sono di per sé le barriere tra una maggioranza e un'opposizione. Mi sembra di aver un'unica, diciamo, di Forza Italia, della Lega, di Fratelli d'Italia, dato prova di una possibilità ampia di dialogo. Quindi, in conclusione di questo, ribadisco il voto favorevole e ringrazio. Grazie. E a questo punto chiedo se ci sono altre dichiarazioni di voto, visto che tre le abbiamo già raccolte. Allora passo a mettere in votazione il punto 9. Chi è favorevole alla revisione dello statuto comunale, alzi la mano. Con l'unanimità dei voti viene approvata la revisione dello statuto comunale. Passiamo al punto successivo. L'approvazione del regolamento per le pause audiovisive delle sedute del Consiglio Comunale. Illustra l'argomento il Presidente della Commissione. A lei la parola, Presidente Roberto. Grazie. Allora, con il regolamento che si va a discutere oggi giorno, stasera, sul appunto le video prese e prese audiovisive, poniamo fine ad un vuoto normativo che si era venuto a creare e in qualche maniera anche un certo imbarazzo, andando a regolamentare un'attività molto importante proprio per la finalità di favorire la partecipazione del pubblico alla vita politica della nostra città, permettendo così al pubblico, che sia in streaming, che sia differita, di poter visionare quello che è l'operato del Consiglio Comunale. È stato anche qui un lavoro che ha impegnato particolarmente la Commissione, nel quale ringrazio il segretario Sudano, che anche se non è presente con me sentirà insomma la registrazione, perché il regolamento è stato abbozzato dal segretario sullo spirito di quello che sono state le indicazioni della Commissione durante lo studio di una precedente bozza regolamentare. Illustro brevemente quello che prevede il regolamento. Il regolamento innanzitutto ha un articolo 1 che prevede l'oggetto e finalità che ho poc'anzi descritto. Le finalità sono quelle di una disciplina, l'oggetto è quello di una disciplina delle modalità di riprese audiovisive trasmesse a mezzi orari, televisivo, mezzo web e soprattutto delle sedute pubbliche del Consiglio Comunale, al fine di garantire e favorire, in attuazione del principio di trasparenza amministrativa, la conoscenza e la partecipazione dei cittadini all'attività politica amministrativa dell'ente, che peraltro era uno dei punti cardine di quella che è stata la nostra proposta elettorale, innanzitutto un'esigenza che è venuta dal candidato sindaco e che abbiamo fatto nostra perché abbiamo ovviamente condiviso. L'attività di ripresa, che è prevista dall'articolo 2, è effettuata o direttamente dall'ente o tramite incaricato, ente si intende il comune, oppure da soggetti terzi nell'esercizio del diritto di cronaca, quindi giornalisti, oppure ancora da soggetti terzi autorizzati, definiamo i privati, che tramite una richiesta scritta rivolta al Presidente del Consiglio Comunale ottengono l'autorizzazione a procedere per le riprese e la diffusione di quelle che sono le sedute del Consiglio. Ovviamente dell'utilizzo delle telecamere e della ripresa è data comunicazione anche al pubblico tramite l'affissione di cartelli, pubblico che non viene in alcun modo inquadrato, ovviamente con esigenze di tutela e rispetto della privacy, mentre inquadrati sono tutti i componenti del Consiglio, gli assessori e anche coloro che intervengono come dirigenti, come ovviamente intervenissero. Il regolamento poi prevede, non sto qui per non dilungarmi, ma prevede poi una disciplina puntuale.
puntuale, specifica di quelle che sono queste tre situazioni, la possibilità dell'ente di procedere alla registrazione, prevede poi la pubblicazione del video che sia in streaming o meno sul sito, quindi anche successivamente al giorno in cui è prevista la seduta si potrà normalmente visionare, poi dovremo coordinarci anche con gli uffici preposti per valutare come effettivamente procedere alle riprese. Questo in generale. Ma poi una cosa che è emersa in commissione, lo dico per correttezza, è stata da più parti sollevata anzitutto dalla collega, il consigliere Muraschi, di permettere la possibilità a terzi di riprendere limitatamente però al rispetto di alcuni requisiti personali di questa persona, che ovviamente abbiamo inserito nel modello con cui questa persona terza deve rivolgersi al Presidente del Consiglio per ottenere l'autorizzazione, e quindi il fatto per esempio che questo privato non debba aver riportato condanne penali, soprattutto per delitti contro la pubblica amministrazione. E quindi abbiamo fatto proprio questa esigenza, Il regolamento poi prevede anche dei limiti tanto alla trasmissione quanto alla commercializzazione, perché ovviamente lo spirito che ha guidato l'esame del test è stato quello di evitare che si producesse del materiale che venisse utilizzato per finalità completamente diverse dalla mera possibilità di far visionare al pubblico quella che è la seduta del Consiglio, e su questo ovviamente viene dato dal regolamento mandato anche al Presidente del Consiglio di valutare e di sanzionare, di intervenire per le autorità competenti per far rimuovere questi contenuti o non rispettassero quelle che sono le linee guida del regolamento. Ringrazio ovviamente quelli che sono stati i miei colleghi in commissione, perché è stata un'attività fortemente voluta dalla maggioranza, che ha trovato una sponda attenta ma allo stesso tempo partecipe, cioè nella minoranza, e già con la dichiarazione di voto, cioè il gruppo Consiglio di Forza Italia ovviamente esprimerà un voto favorevole. Grazie, scusate il prolungamento. Grazie Presidente, apro il dibattito ai quattro, si faccio favore a prenotarsi, do la parola al consigliere Mosnelli. Da subito una delle prime mie richieste di consigliere comunale 5 anni fa fu la proposta di maggior coinvolgimento dei cittadini medesi attraverso la trasmissione audio-video del consiglio comunale. Purtroppo questa proposta non si è concretizzata finora. Finalmente oggi ci sono le condizioni per approvare il regolamento comunale che autorizza e stabilisce le modalità di ripresa di trasmissione diretta o registrata dei consigli comunali. È un piccolo ma significativo passo nella direzione di maggiore trasparenza e coinvolgimento dei medesi nella partecipazione alle discussioni e alle decisioni del consiglio comunale. Come Polo Civico di Lega per Tutti e Lista Civica per Lega riteniamo il regolamento buono, avendo attivamente collaborato alla sua stesura. Ci riserviamo di verificarne l'efficacia nei prossimi mesi e anni per eventualmente chiedere e approvare aggiustamenti migliorativi se fossero necessari, perché ho visto perplessità e dubbi durante la discussione, quindi ad ogni regolamento è sempre possibile apportare delle modifiche migliorative. L'approvazione dello statuto con l'emendamento proposto di rivitalizzare il Consiglio Comunale dei Ragazzi costituisce una sinergia di
coinvolgimento dei cittadini alla vita pubblica, contribuendo così ad accrescere il senso civico in tutte le fasce della popolazione. Grazie consigliere Buselli, la parola al consigliere Naschi. Grazie. L'obiettivo di rendere accessibile l'attività del Consiglio Comunale ai cittadini è un punto che ci caratterizza. Nell'amministrazione precedente ovviamente abbiamo cercato di avviarlo col cartaceo, col sito internet, questa può essere una tappa ulteriore di questo processo. Nel nostro programma infatti avevamo anche noi inserito proprio questo obiettivo di rendere più efficace l'informazione dell'attività consiliare anche attraverso pubblicazione periodica e continuativa di strumenti cartacei, pensiamo al numero relativo, insomma, alla meta che avevamo già pubblicato, sia anche con strumenti online. E poi sollecitavamo anche altre modalità per consentire questa partecipazione e questa informazione. Le vicende della Commissione sono state non lineari del tutto, nel senso che da prima è stato presentato un regolamento e poi con l'avvento del nuovo segretario un altro testo che lo ha sostituito. Abbiamo comunque sempre cercato di dare la nostra collaborazione in entrambi i casi. Avevamo evidenziato sul secondo regolamento una questione di sostanza, ossia prevedendo il regolamento che la ripresa fosse effettuata dall'ente comunale, ci chiedevamo se avesse senso mantenere la possibilità di terzi. Questo perché? Perché ovviamente il servizio fornito dall'ente pubblicato sul sito del comune è un servizio che assorbe tutte le esigenze dei cittadini, viene registrato in modo chiaro, trasparente e evita quei problemi che purtroppo si verificano sempre più frequentemente di distorsioni sia in sede di ripresa sia in sede poi di diffusione anche attraverso le piattaforme positivo. Ci chiediamo, abbiamo chiesto anche in commissione, quando verrà attuato il servizio di ripresa da parte del comune, e sia in relazione alle tempistiche che ai costi, e poi chiediamo che venga effettivamente adottato il testo relativo anche al regolamento del comune per presente sulle piattaforme social che era stato oggetto anche di una nostra interrogazione. Quindi voto favorevole, la finalità condivisa, anzi la facciamo nostra, però ripeto, con queste precisazioni e con una parte di lavoro che va ancora attuato per rendere a tutti un servizio di garanzia di una vera partecipazione e non di altro. Grazie. Grazie consigliere Duraschi, passo la parola al sindaco. Sì, allora con l'approvazione di questo regolamento andiamo a chiudere il ciclo appunto di una parte programmatica che è appunto quello relativo alla regolamentazione delle riprese. Poi dovremo andare anche a adeguare questa sala al fine di permettere video riprese da parte dell'amministrazione. E do notizia che lunedì è stato approvato in giunta il disciplinare di utilizzo da parte dell'amministrazione comunale del comune delle piattaforme social. Quindi lunedì è venuta questa approvazione, è in fase di pubblicazione con la decisione su quale ufficio sarà affidatario e controllore appunto della pagina Facebook. Grazie signor Sindaco, se qualcun altro vuole prenotarsi. No, per la discussione. Apro la prenotazione per la dichiarazione di voto e ho visto che c'era la prenotazione del consigliere Buselli, si prego. È brevissima, semplicemente per dire l'importante era approvare i dubbi che sono stati sollevati, tutti degni di nota e legittimi. Li verificheremo nei prossimi mesi di funzionamento e penso che per un impegno generale, nel caso il regolamento richiedesse un aggiustamento per perfezionarlo, è un procedimento normale, quindi non mi spaventa questo, invece sono
contento che finalmente ci sia questo passo in avanti e il mio voto è naturalmente favorevole. Grazie consigliere Mosnelli, ci sono altre domande per il voto. Non vedo altre prenotazioni, quindi passo alla votazione della delibera. Chi è favorevole alzi la mano. Con l'unanimità dei voti 16 viene approvata la questione del regolamento per le imprese audiovisive, mentre in posizione di immediata esecutività, chi è favorevole alzi la mano, viene data l'immediata esecutività. Adesso pongo a questa assemblea la proposta essendo 23:45.